Andiamo subito a Palmanova, parliamo di cronaca. Un passeur è stato arrestato dopo aver portato in Italia ben 27 clandestini. È stato poi fermato, li ha scaricati a Palmanova e poi è stato fermato a Bergamo. Sentite. L'indagine è cominciata dopo che a Villorba e Cesalto erano stati scaricati gruppi di clandestini in autostrada. E adesso le persone che le ha aiutate a entrare illegalmente in Italia ha un volto e un nome. I carabinieri delle compagnie di Conegliano, Treviso e della stazione di Cesalto sono risaliti a DP, un 35enne romeno incensurato per il quale sono scattate le manette con l'accusa di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. I fatti risalgono ai mesi di giugno e luglio e sono avvenuti lungo le autostrade A27 e A4. In quelle circostanze i carabinieri intervenuti avevano raccolto tracce ed elementi che riconducevano ad un autotreno con targa rumena che in entrambi i frangenti era stato ripreso nei pressi dei luoghi dove erano stati scaricati gli stranieri. Attraverso una lunga attività investigativa, i militari sono riusciti a individuare l'ingresso del camion sul territorio nazionale il 28 luglio, attraverso la frontiera con la Slovenia. Dopo aver inseguito il mezzo, i carabinieri hanno provveduto a bloccarlo nei pressi dell'area di servizio Brembo Nord, sull'autostrada A4 Venezia-Torino, in direzione di Milano, dopo aver accertato che l'autista aveva scaricato, abbandonandolo in una piazzola di sosta autostradale nel territorio comunale di Palmanova, altri 27 profughi di nazionalità pakistana e afghana. Lo straniero adesso si trova in carcere a Bergamo, in attesa dell'udienza di convalida. Il camion che è stato sequestrato è risultato intestato a una cittadina rumena, titolare di una licenza di trasporto internazionale. Sentite invece a Pordenone quali sono le problematiche, soprattutto per i mezzi di soccorso. Sarebbero i dossi anti-velocità, pazienti quindi a rischio nelle ambulanze. Che siano antipatici per tutti gli automobilisti, per non parlare di chi corre in sella a moto o biciclette, è cosa scontata. Ma i dossi stradali che fanno saltare i mezzi al fine di rallentarne la corsa possono trasformarsi in autentico problema per i mezzi di soccorso, in particolare per le ambulanze e per i mezzi dei vigili del fuoco quando sono in emergenza. Il problema, causato dai rallentatori di velocità, soprattutto da alcuni tipi di manufatti in gomma che sono piuttosto alti, continua dunque a presentarsi, in particolare in alcune strade dell'Interland di Pordenone. In città, anche se non mancano segnalazioni relative a Viale Marconi e Via Cappuccini, normalmente i mezzi, anche se in emergenza, non raggiungono mai le velocità che si toccano su strade extraurbane. I punti più critici che continuano a essere nel mirino di autisti e operatori dei mezzi di soccorso sono per esempio i dossi lungo via Maestra Vecchia e lungo via Correr nel comune di Porcia, ma ve ne sono ovviamente molti altri di simili in zone più periferiche. Le situazioni più a rischio sono quelle che riguardano le ambulanze quando viaggiano con il paziente a bordo, situazioni che vanno gestite con estrema attenzione. Non è, spiega Vincenzo Mione, responsabile medico della centrale operativa del 118 di Pordenone, un problema nuovo. Abbiamo più volte dovuto fare i conti con situazioni che ci causavano qualche difficoltà. Un paio di anni fa siamo anche dovuti intervenire formalmente per chiedere di valutare se rimuovere situazioni che potevano rappresentare un ostacolo e dei rischi. La presidente del Friuli Venezia Giulia, Deborah Serracchiani, è intervenuta a Udine, ha parlato di banda larga e del progetto regionale, appunto Hermes. Sentite. Presidente, la Regione Friuli Venezia Giulia è all'avanguardia sulla digitalizzazione non soltanto per le imprese, anche per il cittadino, un impegno che la Regione si era presa di portare appunto la nostra istituzione all'avanguardia nel settore del digitale. Sì, sicuramente era un impegno che ci siamo presi all'inizio del mandato, oggi abbiamo fatto il punto in questa conferenza stampa, siamo passati da una realizzazione pari al 35% del progetto Hermes, oggi fino al 90%, e siamo particolarmente contenti e soddisfatti perché è stata molto efficace la collaborazione con Insiel. Questo ci ha permesso addirittura di passare da 15 punti wifi a 397 già attivi, quindi vuol dire che abbiamo corso, abbiamo fatto bene, perché sappiamo quanto sia un servizio fondamentale per i cittadini e per le imprese. Naturalmente ci troviamo ad avere la rete pubblica più grande dal punto di vista, ovviamente in proporzione al numero degli abitanti, di tutte le altre regioni italiane, e adesso dobbiamo creare le condizioni per raggiungere ogni singolo cittadino, e lo facciamo con una collaborazione con gli operatori delle telecomunicazioni che, devo dire, sta dando già i primi risultati anche in aree che per certi versi non sono particolarmente appetibili. La Fiera di Pordenone è in prima linea per cercare di riportare gli investimenti dell'Iran nel nostro paese. L'Italia, insomma, potrebbe tornare a beneficiare di quegli investimenti. Sentite in che modo.
Lo storico accordo di Vienna sul nucleare iraniano, che cancellerà le sanzioni a Teheran, descrive scenari ancor più allettanti per l'Italia e in particolare per le componenti che in questi mesi hanno creduto al mercato medio orientale investendogli risorse. Il sistema economico pordenonese parte avvantaggiato grazie all'accordo firmato a fine del 2014 tra i vertici del governo iraniano, la Fiera di Teheran e la Fiera di Pordenone, che ha acquisito di diritto la possibilità di organizzare in quei padiglioni, in esclusiva per 5 anni, una manifestazione dedicata al contract, un settore che comprende le forniture chiavi in mano per alberghi, ristoranti e comunità. La prima edizione di Contact Italiano si è svolta lo scorso gennaio. La manifestazione è nuovamente in programma alla Fiera di Teheran dal 10 al 13 gennaio 2016. E proprio grazie a questa importante esperienza, l'amministratore delegato di Pordenone Fiere, Pietro Piccinetti, è stato invitato a partecipare alla missione a Teheran guidata dai ministri dello sviluppo Federica Guidi e degli esteri Paolo Gentiloni, in programma il 4 e 5 agosto, e finalizzata al rilancio dei rapporti economici tra i due paesi. Si muovono così i primi passi concreti su un mercato di circa 80 milioni di potenziali consumatori, che riapre le porte dopo l'importante accordo geopolitico raggiunto. L'Italia era il primo partner economico e commerciale dell'Iran prima dell'introduzione di sanzioni e quindi ora punta a ritornare con il suo sistema imprenditoriale. L'Iran è un mercato importantissimo per l'esportazione delle aziende italiane. Nelle dati ICE prevede un incremento dell'export italiano in Iran di almeno 2 o 3 miliardi nei prossimi 3 anni. Grazie all'intuizione avuta un anno fa, la Fiera di Pordenone può offrire uno strumento fondamentale come questa manifestazione per presentarsi ai buyers alla ricerca di forniture contract. È il commento di Pietro Piccinetti, amministratore delegato di Pordenone Fiere. I prodotti italiani sono molto ambiti in Iran, l'arredamento in particolare e soprattutto quello di fascia alta. Il governo iraniano ha già approvato la costruzione di 80 aeroporti e 3.500 alberghi entro il 2020, una bella occasione per aziende italiane che noi vogliamo accompagnare alla conquista di questo mercato immobiliare in forte espansione. La nostra esperienza potrebbe anche fare da apripista per nuovi accordi con altre fiere italiane. Subito a Carlino, andiamo nella Bassa Friulana, abbiamo intervistato il sindaco, il quale ora presiede anche l'organo che rappresenta la comunità linguistica friulana. È perché è Lauro che fa questo, vai in ferie. In ferie, sì. E allora mi tocca farmi massa. Vabbè, qualcosa, diciamo, no? Poi una cosa lì farà un minuto, due, insomma. Qui sono 3 minuti. Tre minuti, sì. Facciamo sul telegiornale, intervista per il telegiornale. Siamo con il sindaco Diego Navaria di Carlino. Lei è presidente dell'Assemblea della Comunità Linguistica Friulana, appena eletto dai comuni che sostengono la promozione della lingua friulana. Sì, l'Assemblea di Comunità Linguistica Friulana è un organo istituzionale voluto dalla Regione con la legge 26, quella famosa del riordino degli enti locali. È stata una cosa voluta proprio dalla base, dai sindaci, che poi la Regione ha recepito. E si è costituita mediante la firma di una convenzione, quindi i consigli comunali dei comuni che vogliono aderire sono passati in consiglio comunale, hanno approvato, finora sono circa 60, e il 15 di luglio scorso in Castello di Udine, nel Salone del Parlamento della Patria del Friuli, hanno sottoscritto pubblicamente davanti al sindaco di Udine, che è il comune più popoloso, insieme al sindaco di Gorizia e molti altri comuni, la convenzione. Quindi si è costituito questo organismo, hanno eletto me presidente e il sindaco di Vito D'Asio, Pietro Gerometta, Vito vicepresidente, e un organo che rappresenterà tutti i 175 comuni della comunità linguistica friulana in Friuli Venezia Giulia, nella provincia di Pordenone, di Gorizia e di Udine. E questi sono stati i primi sindaci che hanno aderito, perché i tempi sono stati brevi per poter aderire, i passaggi in consiglio comunale sono lunghi e così. Ecco, adesso giornalmente quasi, diciamo, altri comuni, sindaci che mi dicono vado in consiglio. Qual è la finalità di questa, allora, assemblea? Di per sé, diciamo, la Regione non ci ha dato tanto potere. Diciamo, ce n'è uno che è quello che per tutte le leggi che riguardano la minoranza linguistica friulana, dal punto di vista della lingua, è richiesto il nostro parere. Poi c'è un altro più generale, che è il di favorire la coesione territoriale, sociale ed economica della minoranza linguistica friulana, e quindi questo mandato, dire, molto vasto di rappresentatività. E siccome rappresentiamo, siamo sindaci che rappresentiamo le comunità, diciamo, diventa un organo di rappresentanza di tutte le comunità di base, cioè i comuni friulani.
Ecco, questa potrebbe essere, e speriamo che deve diventare, insomma, una voce importante della comunità friulana nel momento in cui le province friulane piano piano vengono a perdere potere. Questa assemblea rispetto all'ARLEF. L'ARLEF. Aspetta che ARLEF. Questa assemblea rispetto all'ARLEF può essere una contraddizione, uno scontro? No, assolutamente, anche perché sono in buon rapporto, mi sono anche rapportato recentemente col presidente dell'ARLEF. L'ARLEF è un'agenzia regionale per la politica linguistica e quindi è un organo tecnico, si può dire, no, che promuove la politica di tutela della lingua friulana. E l'assemblea rappresenta i sindaci dove la lingua, quindi non solo la lingua, ma la minoranza friulana, e quindi ha un potere rappresentativo dell'intera comunità. Tutti gli interessi collegati al fatto di essere accomunati da una lingua, che vuol dire anche una cultura, un modo di vivere, un modo di vedere il mondo, un'economia, ecco, possono essere rappresentati dall'assemblea e quindi portati ai livelli superiori, alla regione, allo Stato, a seconda dei casi. A Polpetto invece il sindaco che punta ad un'accoglienza diffusa degli immigrati. Ma che ci sia una emergenza immigrazione è sotto gli occhi di tutti ed è una gravissima emergenza. Ora possiamo qui discutere sulle cause, che cosa bisognerebbe fare, dove bisognerebbe intervenire, quali sono le sedi nazionali, internazionali su cui agire, eccetera, eccetera. Però noi dobbiamo partire dal dato di fatto. Queste persone sono qua, si trovano nella nostra regione. E il problema va affrontato. Io ho avuto modo di affrontarlo, seppur indirettamente, e nel mio comune si trovano 9 africani, 9 neri, diciamoci, provenienti da Senegal e altri paesi, più un egiziano che si trovano lì, giovanissimi, e sono ospitati nella casa parrocchiale. C'è stata un'insurrezione all'inizio dei cittadini che volevano che io impedissi questo, ma io non posso impedire l'ospitalità in una struttura privata. Però devo dire questo, questi ragazzi sono stati ospitati e quello che sto notando è di una interessante interazione con gli abitanti e con gli altri ragazzi del luogo lì. Hanno partecipato perfino questi ragazzi a questo torneo di calcio, torneo dei Borgs, dei Borghi, e si sono integrati bene, e anzi molte delle pregiudizi, preclusioni che inizialmente c'erano si stanno lentamente affievolendo. Ora non è risolto il problema c'è ed è grave, perché questi la scorsa settimana sono venuti a casa mia tutti nel cortile dicendo sindaco, sindaco, dobbiamo parlare con lei, anzi sono stato presentato come il capovillaggio perché loro sono in Africa e c'è il capovillaggio che no? Ecco, e dico vorremmo lavorare anche gratis, no? Il problema è questo, no? Che cosa far fare a questi ragazzi? Beh, dico una cosa intanto, che questa idea dell'accoglienza diffusa, se potesse essere praticata, per esempio con piccoli gruppi di persone, come nel mio caso, ma anche di altri così, è una cosa di civiltà e intelligente per tamponare il problema, perché altrimenti che cosa succede? Questi ragazzi, di fatto, che queste persone che richiedono asilo politico sarebbero sulla strada, quindi e così sulla strada, senza risorse, cosa farebbero? Andrebbero in circuiti e in circoli di spaccio, di ruberie, di cose così. Quindi l'emergenza va affrontata con degli interventi concreti. Questo dell'accoglienza diffusa è una modalità che mi sembra civile di affronto del problema. Certo non basta, certo bisogna trovare i modi per innanzitutto contenere questa immigrazione e poi vedere cosa fare di questi ragazzi. Io adesso sto aspettando, come altri comuni hanno già fatto, i bandi della regione che danno dei contributi per fare a questi dei lavori socialmente utili, gratuitamente ovviamente, che possono essere a beneficio della comunità. Ecco. Però è un problema epocale, bisogna che rimaniamo con i piedi per terra, altrimenti rischiamo di creare di questo, che è un dramma, una tragedia. Nella Bassa Friulana da tempo si sta cercando di salvare il punto nascita dell'ospedale, appunto la Tisanese, e ora c'è qualche speranza in più, come ribadiscono appunto dalla Bassa, dopo che a Portuguaro, a quanto pare, si è chiuso temporaneamente il punto nascita. Prove tecniche di chiusura per il punto nascita di Portuguaro.
Dal 7 agosto al 30 settembre nessun parto programmato potrà più avvenire in Riva all'Emene perché il reparto sarà chiuso ufficialmente per mancanza di personale. Attraverso il pronto soccorso l'ospedale sarà in grado di affrontare solo le urgenze, per esempio una partoriente troppo vicina all'evento per essere trasferita, così come saranno eseguiti in loco interventi chirurgici di emergenza, salvo poi trasferire la paziente il giorno dopo all'ospedale di San Donà. Fra il disappunto di alcuni pazienti presenti, i dettagli della chiusura sono stati illustrati dallo stesso direttore sanitario dell'ULS 10 per Paolo Pianozza, il quale ha spiegato che a determinare la decisione di chiudere temporaneamente il punto nascita è stata la mancanza di personale. Per l'ospedale di Latisana si apre in questo modo uno scenario inaspettato. È possibile che in questi 50 giorni il Dipartimento Materno-Infantile segni un incremento che può dare il senso di quello che potrebbe accadere con una chiusura definitiva, più data per certa, del reparto di Porto Ruaro. Anche in termini economici, di nuove entrate per la ASL 2 derivanti dalle prestazioni fornite a utenti residenti fuori regione, magari fondi che l'azienda potrebbe utilizzare per aprire il nuovo reparto, ultimato da tempo. Abbiamo percorso tutte le strade possibili per non arrivare alla chiusura, ha detto il direttore sanitario, riferendosi alle richieste non accolte di personale in prestito dagli ospedali di San Donà e Oderzo. Venendo a mancare le condizioni di sicurezza, è stato deciso di chiudere questa unità operativa fino al 30 settembre. Ci fermiamo qui con le notizie dal Friuli Venezia Giulia, rimanete con noi, torneremo tra poco con quelle del Veneto Orientale.